Siamo con Chiara Laporta, deputata Fratelli d'Italia, relatrice di un disegno di legge in Commissione Agricoltura che valorizza la cucina italiana. Ci spiega questo disegno di legge? Sì, chiediamo di istituire il premio di maestro dell'arte della cucina italiana. Per noi è fondamentale valorizzare l'arte culinaria italiana, che è eccellenza internazionale riconosciuta a livello mondiale. Attraverso questo premio noi vogliamo inserire in un elenco le persone che verranno insignite di questo riconoscimento e saranno divisi per categorie. Per ora abbiamo previsto la cucina, la pasticceria, la gelateria, l'olivicoltura e la vitivinicoltura. Verranno poi ogni anno premiate le persone proposte al Ministero entro il 30 aprile dell'anno precedente e gli verrà riconosciuta una medaglia di bronzo insignita dei riconoscimenti della Repubblica Italiana. Si darà questo premio alle persone che si sono distinte particolarmente dopo studi pluriennali e sono anche encomiabili nel loro comportamento nella società civile, e verrà istituita una commissione interministeriale che poi approverà questi premi. Un disegno di legge che nasce sullo spirito anche della politica del Ministero dell'Agricoltura, giusto? Sì, infatti questo disegno di legge arriva direttamente dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e noi siamo onorati di portarlo avanti perché è fondamentale continuare a valorizzare, premiare e riconoscere a chi porta avanti la nostra tradizione culinaria e quindi anche la nostra tradizione nazionale in tutto il mondo. Un disegno di legge che in qualche modo richiama anche un suo aspetto personale, giusto, aspetto della sua vita. Sì, io sono membro della Commissione Agricoltura per scelta, perché oltre alla passione della politica ho la passione per l'agricoltura, essendo nata e cresciuta in un'azienda agricola.